Lasciare uno spazio libero alle domande, perché in questo momento ci sono tante domande che urgono, piuttosto che non organizzare, come si fa di solito quando ci si trova, un momento in cui noi, diciamo, facciamo una presentazione o del centro o della malattia o della terapia. Abbiamo preferito fare in modo che emergessero invece dalle domande tutto quello che interessa, perché diventa più agile, probabilmente in questa forma, che è una forma un po' costretta, però deve tener conto del fatto che non possiamo star qua, troppo tempo a seguire una persona che parla e basta. Quindi io, avrei finito. Se Rosario vuol dire qualcosa, oppure se vuole intervenire poi dopo, magari sulle domande, lascerei lo spazio appunto alle domande. No, va bene Grazie. così, ascoltare le domande e se è il caso intervenire quando si faranno le domande. Bene, Antonella, Scusa Patrizio, quindi le domande te le dobbiamo porre noi oppure volevi andare tu a ruota libera su quello che ti avevamo inviato? va bene, io ho alcune domande che sono arrivate prima, ho chiesto io di poterle anche vedere perché così era anche più facile probabilmente. Me le prendo che le ho qua. E la domanda un po' più pressante, le domande un pochino più pressanti erano quelle che riguardavano i vaccini. Voi già ne avete parlato. E quindi allora, ci sono due aspetti importanti. Uno Ecco, è fra un po', eccolo. i vaccini dal punto di vista tecnico, che cosa sono, che differenza c'è fra un vaccino e l'altro. E quindi la domanda, dobbiamo vaccinarci, non dobbiamo vaccinarci, con quale vaccino, perché, cosa dobbiamo aspettarci avendo comunque una malattia sottostante. E l'altro aspetto del vaccino importantissimo è quando potremo vaccinare le persone. Io parto dalla seconda perché mi sembra quella più. Io direi che sul se vaccinarsi non ci sono molti dubbi che i vantaggi che porta il vaccino sono molto superiori rispetto a qualsiasi potenziale svantaggio che uno potrebbe pensare. Ma ne parleremo. Invece su quando? Voi sapete che il Ministero ha scritto una tabella con varie fasi e prima fase è quella in corso che sta finendo, speriamo, velocemente, quella che ha vaccinato noi operatori sanitari e gli ultra ottantenni. E poi dopo ci sono le altre categorie e fra queste categorie, cioè la seconda fase, diciamo così, dovrebbe comprendere persone estremamente vulnerabili. E avrete visto, credo, ma se non l'avete visto, io posso mandarvelo oppure ve lo posso anche leggere, che il Ministero ha cercato di definire questa vulnerabilità e l'ha inquadrata in alcune forme di danno di organo. E allora ha parlato della fibrosi polmonare, delle patologie che necessitano dell'ossigenoterapia, dello scompenso cardiaco in classe avanzata e ha messo solo la classe quarta, purtroppo, più altre forme. Allora, quindi allora ci si è chiesto, ma l'ipertensione polmonare dove va a finire? Allora, è chiaro che se c'è una persona che ha l'ossigeno, va bene, è facile, no, da capirlo, è dentro questa. Non è facile, o meglio, non è descritto in modo analitico ed esplicito l'ipertensione polmonare in questo gruppo, anche se è parere nostro, condiviso, l'ipertensione polmonare è una condizione che effettivamente espone le persone di più che non altre ai danni di un'infezione di questo tipo. Per cui io credo che vada inserita in questo tipo di sostanzialmente nella fase 2, ecco, in questa fase che sta per iniziare, ecco. Anche perché abbiamo visto cose che ci hanno lasciato molto perplessi, abbiamo visto che
gli avvocati sono stati vaccinati e anche gli informatori scientifici, quando sono persone, soprattutto informatori, che non entrano in ospedale, perché di fatto gli ospedali sono un po' chiusi, come sapete. Quindi abbiamo visto cose che non ci sono piaciute, e questo lo dico a livello personale, ma anche mi esprimo anche un po' il parere di tanti colleghi, e quindi dobbiamo alzare la voce su questo, assolutamente. Detto questo, vi dico noi come siamo organizzati, perché il nostro ospedale, come tanti altri ospedali, è diventato un punto di vaccinazione, non solo per i propri ammalati, ma anche per gli ultraottantenni, per esempio. Noi abbiamo fatto un capannone e stiamo vaccinando gli ultraottantenni col vaccino Pfizer. Ed è per questo che nella misura in cui noi avremo del vaccino, ci attiveremo per fare in modo che i pazienti che seguiamo noi e che sono malati, che sappiamo hanno un danno d'organo e hanno una malattia molto seria e per lo più rara, possano accedere al vaccino. Io non vi so dire quando o come, ma vi posso assicurare che c'è in corso una riflessione importante al nostro interno, e noi siamo molto decisi in questo. Quindi nel momento in cui avremo la possibilità di farlo, lo faremo, chiamandovi e chiamando altre persone, ovviamente. Spero che questo sia possibile, cioè che l'assessorato ce lo lasci fare, ma non sappiamo ancora come intende organizzarsi da questo punto di vista, quindi ci mancano un po' di informazioni importanti. Io credo sia questione di poche settimane, però non di tanto tempo, quindi questo per quanto riguarda la modalità. È importante mandare le lettere e fare pressione, però è importante. Per quanto riguarda i vaccini, voi sapete, perché tutti lo sanno ormai, quali vaccini ci sono in ballo, ma grosso modo sono due le classi di vaccini, le tipologie di vaccini. Una è quella un pochino più tradizionale, cioè quella che usa dei virus, ovviamente sono adenovirus, sono virus che danno di solito il raffreddore. Questi virus sono modificati, esprimono la proteina del coronavirus, quindi è come se si vestono da coronavirus. Però questa infezione che viene indotta, perché è una vera e propria infezione, è autolimitante, sì, cioè questi virus hanno dentro un meccanismo di autodistruzione, per cui dopo qualche replicazione loro muoiono. Quindi non danno una infezione importante, anche se avrete sentito parlare di un po' di febbre da alcuni, un po' di mal di gola, ecco, perché di fatto è un'infezione indotta, anche se un'infezione molto lieve. L'altra categoria di virus, di vaccini, è invece una categoria completamente nuova dal punto di vista tecnologico, e utilizza dei messaggi che il virus fa produrre dalla cellula per fargli fare quello che vuole. E in questo modo, invece, il messaggio che viene mandato dentro è proprio quello di: attenzione, c'è un virus nel corpo, attivatevi per produrre anticorpi. Questione anticorpi, vorrei dire due parole sugli anticorpi, perché tutti sappiamo ormai che gli anticorpi sono importanti, che gli anticorpi sono quelli da guardare per vedere se c'è una risposta. Sappiamo che gli anticorpi sono dosabili, possiamo vederli, possiamo cercarli. Però vi dico anche un'altra cosa, la risposta immunitaria a qualsiasi infezione ha due braccia. Una è quella appunto degli anticorpi, cioè di queste piccole molecole che vanno sui virus e li rendono attaccabili dalle cellule nostre addette alla difesa. L'altro tipo di difesa è un tipo di difesa che non è legata agli anticorpi, ma a delle cellule che si chiamano linfociti T, che sono dei linfociti che tengono a mente il virus e innescano una risposta quando il virus viene incontrato.
Perché? Perché gli anticorpi non è che durano in eterno, gli anticorpi hanno una loro vita e poi dopo se ne vanno. E non c'è motivo che gli anticorpi contro qualsiasi virus siano sempre presenti, non c'è un motivo. È importante che gli anticorpi si formino molto rapidamente quando siamo a contatto con una infezione. Quindi è molto importante non solo che il vaccino o l'infezione, se qualcuno l'ha presa, induca anticorpi, ma è anche importante che ci sia una risposta cellulomediata, cosiddetta, che tenga memoria e sia pronta a rispondere quando ci fosse, fra 6 mesi, fra un po', insomma, un contatto con il virus. Poi, se volete, ritorniamo su questo. Adesso, su questo, vaccini, tema vaccini, se vi sembra possiamo continuare o se vi sembra che fra quello che avete detto, quello che avete letto e quello che vi ho detto io sia abbastanza, possiamo anche andare avanti. Io volevo chiedere solo una cosa, ma è previsto anche fare il vaccino anche ai caregiver, secondo te potrebbe essere una cosa utile, insomma, soprattutto a chi, insomma, ha soltanto magari, ne so, il genitore da accudire, quindi soltanto una figlia, magari, oppure ecco, anche i genitori dei bambini che hanno l'ipertensione polmonare. Noi l'abbiamo chiesto nella lettera, però. Io credo che sia un'ottima cosa, anzi che sia una cosa da fare. Non so se sarà fatta perché ho visto che il ministero parla dei pazienti solamente, dei parenti, dei genitori meglio, in caso solo di pazienti oncologici. Almeno mi sembra di ricordare, adesso ho le tabelle qui vicino, vediamo se lo trovo. Sì, ecco qua Sì, infatti. Patrizio, soltanto Sì. oncologici, bisogna andare avanti loro. Sì. Che dire, è vero che gli oncologici sono immunodepressi, come pure i trapiantati, molto di più che non una persona che ha l'ipertensione polmonare. Attenzione, perché se vogliamo ben guardare il sistema immunitario di uno che ha l'ipertensione polmonare, è un sistema immunitario che funziona. Però è ragionevole quello che viene detto, però questo dovrebbe valere un po' per qualsiasi malato un po' fragile, no? Ma anche per le persone anziane, magari che sono lì, dovrebbero avere chi si occupa di loro, che sono vaccinati. Certo, prima degli informatori farmaceutici, per esempio. Su questo non c'è dubbio. Degli avvocati. E anche degli avvocati, dai, anche degli avvocati. Insomma, vabbè, non voglio dire tutto quello che penso perché non va bene, non è bello, però sì, però sì. Ho sottolineato gli avvocati perché abbiamo avuto un accordo con 3 ministri, la senatrice Benetti l'altro giorno. E al di là delle belle parole in politichese che si sono inventate, giustamente il rappresentante dei trapiantati polmonari di Padova ha posto proprio in essere questa cosa, dice in Toscana che hanno fatto i malati fragili e tutto quanto, però non ci hanno messo i trapiantati, dice, e poi stanno vaccinando gli avvocati, quindi è diventata anche un po' una barzelletta, diciamo, brutta, ma nell'ambito di questa call c'era il ministro della famiglia, della diseguaglianza, senatrice Binetti, tutto quanto, tutti d'accordo. A un certo punto sono usciti che volevano un tavolo tecnico, gli abbiamo detto basta tavoli tecnici, se no qui facciamo soltanto tavoli senza andare a vaccinare le persone. Era questo. È molto importante quello che state facendo, è molto importante. Io voglio sperare che, insomma, qua è cambiato un governo, stanno cambiando alcune cose. Ho visto che ieri è stato bloccato 250.000 dosi che dovevano andare dall'Italia in Australia, l'abbiamo visto tutti. Cioè, mi sembra che comunque si stia cominciando a ragionare in termini di misurare l'efficacia di quello che si sta facendo, non solamente le intenzioni. E speriamo che si vada in questa direzione. Non ho altri commenti da fare perché il resto è stato già detto. Soltanto una cosa che è una curiosità, ma prima di fare il vaccino bisognerebbe fare un tampone? Perché a me viene in mente, non lo so, se uno magari ce l'ha in corso, è sintomatico, che cosa potrebbe accadere se fa il vaccino mentre è in corso proprio
L'infezione. L'infezione. Allora, intanto, come giustamente dici tu, non possiamo escludere che io domani vado a fare il vaccino e ho il virus nella gola. È chiaro che però se io sto bene, sono in una fase di infezione molto, come dire, molto iniziale, no? E quindi sostanzialmente è come se io con il vaccino vado un po' in parallelo a quello che mi sta facendo il virus. Quindi non c'è da temere perché non abbiamo segnalazioni di effetti sfavorevoli da parte di chi anche ha in corso un'infezione. È chiaro che si tratta di un'infezione asintomatica, perché se fosse sintomatica uno aspetta un attimino, non è che va a vaccinarsi, giusto? Quindi sì, è così, no? Non ci sono. Quindi non c'è motivo di fare il tampone prima, francamente. Anche perché io non lo so, se io avessi il virus presente nelle vie aeree, attenzione, io non lo so se mi sto immunizzando oppure no. Non lo so, perché se io non mi ammalo e faccio il portatore sano, non è detto che io sviluppo anticorpi, no? Quindi è bene vaccinarsi se si è asintomatici. Altra cosa è, se io mi sono avuto la malattia, devo vaccinarmi in modo completo oppure no? I dati che stanno emergendo, soprattutto da alcuni studi nord europei, ci dicono che la prima infezione serve da primer, noi la chiamiamo, cioè proprio per innescare la risposta, cioè per mettere in moto la macchina. Il vaccino serve da booster, cioè per amplificare la risposta. Quindi sembra che sia sufficiente una sola somministrazione da questo punto di vista. Ma lo capite bene, perché è uguale al principio del vaccino, che la prima somministrazione attiva la risposta, la seconda l'amplifica. Ecco, tranne per questi vaccini ultimi che stanno uscendo questi ultimi vaccini in cui basta una somministrazione, perché hanno visto che hanno queste due funzioni già nella stessa prima somministrazione, solo che ci vuole un pochino più tempo poi per avere anche la amplificazione. Ok. Io vorrei chiedere una cosa al professore Vitolo, se posso. Okay. Allora, per quanto riguarda noi trapiantati, diciamo, è assodato che dobbiamo fare il Pfizer, credo, almeno l'indicazione del Ministero della Sanità. E perché lei smette, non si sta occupando dei noi trapiantati e sta facendo gli ottantenni? Perché almeno mi è dato un'email in cui mi dice di chiamare l'ASP di appartenenza e prenotare il vaccino così. Quindi io diciamo, dovevo fare il vaccino diciamo, con un'assistenza così, senza personale che si occupa dei trapiantati. Ho delle allergie al ferro, quindi vado così allo sbaraglio in un'azienda che magari non sa manco come gestirmi. Allora, la domanda, io ringrazio per queste domande perché sono tutte domande molto, cioè sono pertinenti perché riguardano appunto situazioni particolari che poi esprimono però il bisogno di una popolazione, una sottopopolazione, insomma. Allora, per quanto riguarda perché noi come istituto non ci muoviamo in questa, semplicemente perché non lo possiamo fare, perché il vaccino non è nostro. Non è del nostro ospedale, il vaccino ci viene dato con delle istruzioni e a quelle ci dobbiamo attenere, sia che dobbiamo fare questo perché la prima fase riguarda questa popolazione, non lo decidiamo noi, lo decide chi è il ministero sostanzialmente. Punto, questa è la risposta, non abbiamo scelta da questo punto di vista. Però se noi pensiamo, dobbiamo anche pensarla in un altro modo, non solo pensarla al nostro gruppo, perché il nostro gruppo è al sicuro se quello che c'è attorno a noi è sicuro. Questo è il concetto di base. Quando c'è una pandemia, la differenza fra la pandemia e l'influenza stagionale è che là si ragiona così, proteggiamo i gruppi, no? Qui si ragiona in modo diverso, è così diffuso il virus che dobbiamo fare attorno alle persone
delle zone di sicurezza, ecco, questo è un po' il ragionamento che sta alla base del perché si scelgono, per esempio, gli ultra ottantenni, eccetera, eccetera. E poi, soprattutto, dobbiamo vaccinare prima chi ha una mortalità molto elevata. È vero che ci sono dei sottogruppi di persecuzioni che meriterebbero di essere subito fatti. Semplicemente questo lavoro non è stato fatto perché sono così tanti questi sottogruppi, perché assieme ai trapiantati uno potrebbe dire vabbè, ma c'è il trapiantato di rene e il trapiantato di polmone che si comportano in modo diverso perché hanno un'immunosoppressione diversa. È vero, perché noi abbiamo la nostra esperienza appunto di persone che sono infettate, anche trapiantate, e non è che tutti reagiscono allo stesso modo. Però noi non possiamo scegliere da questo punto di vista. Primo, non sappiamo se potremo vaccinare noi i pazienti trapiantati che afferiscono. Non lo sappiamo, vorremmo. Da questo punto di vista noi abbiamo già mandato una lettera in assessorato, ma no, ora l'abbiamo mandata quasi 2 mesi fa. Noi quasi 2 mesi fa abbiamo mandato una lettera in assessorato e l'abbiamo mandato anche al Centro Nazionale Trapianti. Il Centro Nazionale Trapianti a sua volta, stimolato da tutti i centri trapianti d'Italia, ha scritto al Ministero e al CTS dicendo che i trapiantati devono essere vaccinati velocemente. Quindi da questo punto di vista, cioè, è tanto è vero che i trapiantati sono nella definizione di persone estremamente vulnerabili e quindi sono immediatamente dopo a questo gruppo di prima fascia che dovrebbe finire fra poco, speriamo, insomma, dico, non so se ho risposto. Poi sì, perfettamente, dico, vabbè, la mia, io per esempio non è questo dei tempi, dico, non è che ho urgenza di essere di fare il vaccino, perché dico, visto tutti i punti interrogativi ci sono, dico, visto che anche dico voi stessi non avete, non ci sono dei precedenti, quindi dico, la scelta poi mia, dico devo scegliere il male minore, quindi aspetto che si fa l'immunità di gregge e quindi cerco di svincolarmi in mezzo al gregge, dico, su visto, questo dico, poi quindi, ne parliamo, ma ne questo, parliamo dico, a tu per tu, perché così posso usare il bastone quando serve, non in pubblico. Va bene, grazie. Va bene, comunque. Poi ne parliamo, magari mi chiami così parliamo magari nei prossimi giorni. Va bene, intanto devo venire poi a Lismet in questo mese, di 4 giorni. Ah, benissimo, allora quando... Il 23 devo venire, quindi... Mi cerchi che dobbiamo parlare di questa cosa, perché... Va bene. Trapianto è tutto un altro mondo. Va bene. Grazie mille comunque. Però Patrizio, io volevo spezzare una lancia a favore di Salvatore, perché c'è un terrorismo mediatico su questi vaccini. Quello si è preso la febbre, 12 medici vaccinati si sono presi ugualmente il Covid, e quindi quando gli vengono dette così le notizie, uno incomincia a dire ma mi conviene farlo, non mi conviene, ovviamente è l'ignoranza. Noi ci capita sul deadline che ci chiamano e diciamo sempre di rivolgersi al medico di riferimento, perché è l'unico che può darti informazioni sicure, insomma. Però capisci anche che questo bombardamento mediatico, anche se c'è un evento avverso, lo amplifica in modo tale che da incutere timore anche su chi effettivamente lo vorrebbe fare. Ma io ti ringrazio, io scherzavo ovviamente, non volevo, lo capisco. Io faccio sempre un esempio, perché bisogna, non lo so, faccio sempre un esempio che mi sembra quello che è più adeguato. Quando la vita, cioè, è fatta di rischi, quando noi dobbiamo uscire a prendere il pane, dobbiamo attraversare la strada tendenzialmente. E il rischio di attraversare la strada c'è sempre, non è mai zero. Solo che è chiaro che il rischio di attraversare la strada di campagna alle 3 del pomeriggio è un certo tipo di rischio. Il rischio di attraversare l'autostrada invece alle 8 del mattino è un altro tipo di rischio. Ma è sempre attraversare la strada, attenzione, è sempre fare quella cosa lì. Allora, quello che noi dobbiamo, siccome non vogliamo farci prendere in giro, non vogliamo essere presi in giro, noi dobbiamo sempre sforzarci di capire quanto quantificare il rischio, che è lo stesso quando uno di voi viene da noi e dice, noi gli diciamo devi fare una procedura. Vabbè, però una procedura, ma è rischiosa? È rischiosa. Allora, un conto è se io dico è rischiosa, faccio un esempio per farci capire, rischio di morte 10%. Ma questo rischio di morte 10% deve essere applicato a me,
non alla popolazione generale di tutto il mondo, perché io non sono uguale a un altro e bisogna fare lo sforzo con il medico e sempre chiedere, ma il mio rischio individuale qual è? No? Perché ci sono tanti poi cose che mettono quel numero lì, lo avvicinano a quello che sono io. E quindi quando io, un consiglio che vi do, ogni volta che andate da un medico dovete farvi fare qualcosa, cercate di capire rispetto al rischio standard, che è quello che si legge nei sacri testi, io come sono posizionato? Io sono sul rischio standard, sono sul rischio un pochino più basso o più alto del rischio standard? Così io mi faccio un'idea. Allora, traslato sui vaccini, bisogna capire effettivamente qual è il rischio di vaccinarsi e anche il rischio di non vaccinarsi. Perché, come ho detto prima, sempre la strada la dobbiamo attraversare. E sia che noi optiamo per fare una cosa o che non optiamo, noi sempre facciamo una scelta in base a un certo rischio. Cerchiamo solo di farlo nel modo più intelligente possibile. Basta. Per cui non è che sempre bisogna fare una certa cosa. A volte no. Bisogna capire qual è il rischio relativo e soprattutto individuale del vaccino oggi per il Covid oppure del non vaccinarsi. Allora, penso che se non ci sono altre domande sul vaccino possiamo continuare con la lista che avevi lì tu, non lo so, oppure ditemi va voi, bene, avete altre domande? Guido io l'auto. Guidi. No, vabbè, allora. Se no io te la leggo io, intanto ce l'abbiamo scritta. No, ma ce l'ho qui. Allora, dunque, qui c'è una domanda un pochino più, entriamo di più sulla malattia, qua entriamo di più sulla malattia dell'ipertensione polmonare. Allora, ogni quanto sarebbe opportuno ripetere la TAC? Ecco, per esempio c'è una domanda di questo tipo. Alcuni centri si limitano a visite ogni 4 mesi, ECG, ecografia, test del cammino e cateterismo con cadenza annuale. Alcune visite invece non vengono più ripetuti questi esami, per esempio la TAC, le prove respiratorie, le prove cardiopolmonari sotto sforzo. È un domandone questo qui. È un domandone. Noi abbiamo sempre delle linee guida, no? Che vengono seguite, dovrebbero essere seguite, però le linee guida che sono quelle pubblicate anche qui nei Sacri Testi sono linee guida, cioè dovrebbero guidare, sono come un faro, ecco, nella notte che ti dice guarda, invece di andare di là, vai in quella direzione, però chiaro, il faro non è che ti indica il punto preciso e tutte queste linee guida vanno un po' modulate sul paziente. Allora, parliamo della TAC in questo caso, giusto? Ecco, una TAC va sempre fatta alla diagnosi, al momento iniziale in cui c'è tutto il percorso di capire perché uno sta male. È una TAC che va fatta con e senza il contrasto, cioè con il contrasto comunque, perché il contrasto ci dice bene come stanno i vasi, soprattutto se dentro i vasi c'è qualcosa che li chiude. Se, diciamo così, il polmone è un bel polmone e ha solo un problema dei vasi, non è detto che poi la TAC debba essere ripetuta frequentemente, perché non c'è un motivo vero di pensare che le cose debbano cambiare. Diverso è il caso se uno ha l'ipertensione polmonare, però è associata magari a una malattia dove c'è anche un interessamento di un'altra parte del polmone, quindi c'è un po' di fibrosi, no? Per esempio, oppure che uno ha la malattia tromboembolica cronica e si pensa che qualcosa sia cambiato, anche quello è importante. Oggi la TAC, però vi dico, le TAC sono sempre più belle, aggiornate, sono delle TAC sempre più moderne che utilizzano sempre meno raggi e ci danno sempre più informazioni. Oggi voi lo sapete che la TAC può darti informazioni sulle coronarie, per esempio. Invece di fare la coronarografia, fai la TAC. In certi casi si può, non in tutti i casi. Ma non solo, vi dirò di più adesso, le nuove TAC, noi ne abbiamo comprata una adesso così,
vi danno la possibilità di fare anche la fase della perfusione. Cosa vuol dire? Molti di voi, anzi tutti, avreste dovuto fare prima o poi, anzi prima, la scintigrafia polmonare, no? Ecco, oggi le nuove TAC ti permettono di fare la fase di perfusione come se fosse una scintigrafia polmonare, per cui è interessante anche quello. Però anche lì la scintigrafia polmonare ti serve se pensi che ci sia un'embolia polmonare. Una volta che l'hai esclusa, o c'è qualcosa che ti fa pensare che devi fare qualcosa per andare a investigare perché pensi che ci sia qualcosa di nuovo, oppure non è un esame che va ripetuto frequentemente. Ecco. Chiaro, uno c'ha una polmonite, forse è meglio fare una TAC, sì, forse sì. Però diciamo, non c'è sulla TAC un'indicazione precisa, perché dipende molto A, dalla patologia che uno ha, e B, dalle cose nuove che ti possono capitare. Professore, mi scusi, nel caso di mia madre, Camonita Lucia, noi ci siamo visti a Palermo, all'ISMET, un mesetto fa. Buonasera. Mia mamma è seguita a Catania dal dottore Moulet. Ha fatto una TAC senza contrasto. E l'ultimo controllo che ha fatto, il dottore Moulet ha detto che dopo Pasqua vorrebbe rifare la TAC, ma è il caso di farla col mezzo di contrasto? Allora, questo è un caso personale che poi adesso devo discutere insieme agli altri, non è, diciamo... Sì, lo so, ma... Però le dico già, siccome è un caso che conosco molto bene, perché così, le dico che, così chiudiamo e la soddisfo subito, che no, non serve quella col contrasto, è sufficiente quella senza contrasto. Va bene. Se vuole ne parliamo, ma comunque ne può parlare con il dottor Moulet. Perché? Perché questo è uno dei casi in cui, per esempio, appunto, è interessante farla in un certo modo, ma è un caso molto specifico. Va bene, grazie. Prego. Scusami. Sulla TAC abbiamo altre cose o possiamo allora passare? No, volevo soltanto una domanda che mi hanno fatto adesso brevemente, ma AstraZeneca è possibile per i malati di P? AstraZeneca è possibile, certo che è possibile, nel senso che non fa male e fa bene. AstraZeneca negli studi si è dimostrata un pochino meno efficace, però anche qui vi voglio dire come viene misurata l'efficacia dei vaccini, perché allora questi studi grossi non è che dicono facciamo il vaccino e vediamo quanti sviluppano gli anticorpi. E uno potrebbe dire, cioè gli anticorpi, allora il vaccino funziona. No. Abbassi. Gli studi sono molto più seri, perché gli studi non vogliono andare a vedere se tu hai gli anticorpi, gli studi vogliono vedere se funziona il vaccino, e quindi se ti ammali. Quindi cos'è? Tu fai il vaccino, un'altra popolazione non lo fa, fa un placebo, e poi le persone che vengono sottoposte allo studio vengono lasciate andare nella loro vita normale, no? Fate conto che sono 10.000, 20.000 persone, no? Poi dopo un po', cioè nel tempo, si osservano e si vede chi si ammala. Così vengono valutate l'efficacia del vaccino. Quindi capite anche voi che se è un dato molto importante, perché è un modo, in modo giusto per vedere se funziona il vaccino, cioè io non mi ammalo, o non mi ammalo gravemente, però nello stesso tempo è legato anche a quanto è diffuso il vaccino fra quelli che si sono vaccinati, a quanto queste persone si sono esposte al virus piuttosto che stare a casa loro, no? Non so se vi spiego. Quindi dai numeri sembra che AstraZeneca sia un pochino meno efficace, perché facciamo così che il 60%, per darvi un numero, o 70%, non si è ammalato, poi lì anche lì a seconda dell'età, eccetera. Mentre Pfizer si parla di numeri più vicino all'80-90%. Però è anche vero che appunto ci sono questi dati che vanno presi sempre un po' con le molle. È un vaccino sicuro, è un vaccino che ha dato efficacia, almeno nei ceppi che giravano quando è stata fatta la sperimentazione. Sugli altri ceppi, altra domanda che io già rispondo a questa domanda, anche se non me l'avete fatta, questi ceppi, queste varianti nuove, sicuramente quella inglese è quella che più risponde ai vaccini fra quelle nuove, quella sudafricana e quella brasiliana rispondono un po' meno, sembra, ai vaccini.
però non importa, è importante farli questi vaccini, perché più abbattiamo, più ci vacciniamo e meno il virus circola sostanzialmente. Ok. Posso fare una domanda che non c'entra niente con i vaccini? Scusate. Sì. Sì, Patrizio, leggevo su un alert per Svexita, che non so se c'è qualcuno che lo fa. Non so se c'è una sperimentazione in corso di fare le punture o comunque di mandarlo in endovena. Qualche notizia del genere su questo Svexita, che pare, da quello che ho letto, che anche facendolo in endovena ha le stesse, diciamo, rispondenze di quello via orale. Ok. Beh, questo è un altro argomento, se volete ne parliamo subito, riguarda la terapia, ma va bene, se volete, sì, ti rispondo subito. Allora, il Selexipag è un farmaco nuovo, molto nuovo, è un analogo dei prostanoidi, attenzione, non è un prostanoide, non è come i farmaci che noi proponiamo, molto potenti ma anche un po' scomodi, che vengono infusi in una vena continuamente o sottocute continuamente. È un'altra classe. Ora viene somministrato per bocca, come compressa, e dove ha il suo ruolo, insomma, ecco. Non è un farmaco che ha cambiato, diciamo così, purtroppo in modo clamoroso o clamorosamente positivo l'approccio alla terapia, ecco, non ha spostato in modo clamoroso. È un farmaco utile che va aggiunto ad altri, eccetera. Però certo non ha la potenza dei farmaci e l'efficacia dei farmaci prostanoidi dati endovena o sottocute. Ora, io dico questo, se noi abbiamo già dei farmaci molto ben noti, conosciuti, molto efficaci, molto sicuri, molto maneggevoli in mano nostra, che sono i prostanoidi usati in vena o sottocute, io non vedo una necessità di utilizzare questo farmaco per endovena. Questa è una mia posizione personale, perché già li abbiamo. Quindi io non andrei a usare un farmaco nuovo che non è stato concepito per questo, francamente, in questo momento, visto che noi abbiamo un'alternativa. È sempre quello che ho detto prima, è un bilancio fra i rischi e i benefici. Noi quando facciamo una sperimentazione con un nuovo farmaco dobbiamo sempre chiederci: ma questo farmaco che cosa mi aggiunge di nuovo? Che beneficio mi dà rispetto a quello che ho già per le mani, all'armamentario che io ho? E questo deve essere molto chiaramente anche esposto ai malati a cui si propone la sperimentazione. Ecco, io francamente, se mi proponessero uno studio con Selexipag in vena, non me l'hanno proposto, o ancora non me l'hanno proposto, io sarei molto perplesso. Beh, vorrei vedere un attimo il protocollo, però sarei un po' perplesso, a meno che questo farmaco dato in vena non avesse una risposta negli studi preclinici, che vuol dire degli animali, così clamorosamente migliore dei farmaci che abbiamo, che allora dico no, questa è una potenza. Non lo so, mi sembra un po' strano, perché comunque... oppure che viene dato magari... solo poche volte, no? So, una volta al mese, allora vediamo. Ecco, in questo senso sì, però non mi risulta ancora. Ok. Va bene, continuiamo con le domande che abbiamo qui scritto. Quando si è candidabili al trapianto, ci abbiamo? Ok, il trapianto di polmone fino a 25-30 anni fa era la terapia migliore per l'ipertensione polmonare, perché non avevamo altro. Oggi la terapia medica ci dà dei risultati che sono uguali, se non superiori, al trapianto, e quindi quasi non si parla più di trapianto nell'ipertensione polmonare. Quindi la domanda è giusta: ma quando? Perché c'è ancora? È ancora qualcosa che si può fare? Allora, la limitazione più importante al trapianto in realtà è l'età. Il trapianto non è un intervento che si può fare dopo una certa età, diciamo così. Stiamo parlando del trapianto di due polmoni, quindi della sostituzione di due polmoni con due polmoni di cadavere. È un intervento molto complesso, chi ci è passato lo sa, è un intervento pericoloso,
ma è un intervento che in alcuni casi è proponibile effettivamente, e noi lo abbiamo proposto e lo abbiamo anche fatto, in caso di ipertensione polmonare. In genere è l'indicazione in un paziente molto giovane che ha una malattia che non risponde alla terapia massimale. Ecco, questo direi come indicazione di massima. Questa è l'indicazione al trapianto. È molto ridotta però come finestra, ecco, oggi. Ok, allora, poi c'è quest'altra, su quali pazienti si interviene con l'angioplastica polmonare? Sì, benissimo. Intanto parliamo solo delle ipertensioni polmonare post-emboliche, cioè che sono legate a dei trombi che si formano nei polmoni. Adesso non è che andiamo a, non sto a parlare di questa forma. Comunque è una forma in cui brevemente, detto in modo semplicistico, però efficace, si formano o vanno lì nelle arterie polmonari dei coaguli che, stando lì col tempo, modificano proprio tutta la parete dei vasi, e questi vasi poi si chiudono, no? Esattamente come succede nelle forme di gruppo 1, e quindi avviene un aumento delle resistenze e il cuore deve fare molta fatica per far passare il sangue attraverso questi vasi che sono più stretti, quindi aumentano la pressione. Allora, quindi è qualcosa di molto recente, nel senso che è una tecnica che è stata sviluppata in Giappone prima, soprattutto in Giappone, e poi dopo in altre parti del mondo, anche in Europa ovviamente. In Europa ci sono alcuni grandi centri, grandi come numeri, per esempio Vienna. E in che cosa consiste? Consiste un po' come si fa per le arterie coronariche, nell'andare laddove ci sono i vasi chiusi da questi trombi, oltrepassarli e dilatarli con un palloncino. Allora, siccome è una cosa nuova, come tutte le cose nuove, ci vuole un periodo per cui bisogna capire se fa male. E i dati che abbiamo adesso, sappiamo che in mani esperti sembra non far male, che è la prima cosa, no? Far male vuol dire anche non solamente provocare dei danni, ma vuol dire togliere il malato da una linea che è migliore di trattamento a favore di una linea nuova, ma che ha risultati peggiori, no? Quindi non deve essere solo sicuro, ma deve essere almeno efficace quanto un'alternativa. L'alternativa qual è? È l'intervento chirurgico di tromboendarterectomia in questo caso. Quindi rimane l'intervento chirurgico quello che deve essere sempre cercato come prima possibilità. Però in alcuni casi questo intervento non può essere fatto perché questi trombi sono troppo lontani, non si riescono a togliere con queste pinze particolari. Allora, quando queste chiusure sono lontane, allora c'è l'indicazione per fare questa angioplastica col pallone. E questo brevemente, cioè le lesioni devono essere non troppo vi non vicine, non accessibili alla chirurgia tradizionale. Non solo, ma queste chiusure, questi trombi non devono neanche essere troppo lontani, perché voi lo capite che il palloncino arriva dove c'è un vaso di almeno 2 mm, ma se noi abbiamo dei trombi più periferici, può essere. Allora non va bene neanche questo, no? Allora c'è pure uno spazio, magari più per la terapia medica. Quindi noi oggi abbiamo per le forme post-emboliche l'intervento chirurgico, la terapia medica e in mezzo o in più, perché adesso ci sono degli studi che stanno vedendo come funziona l'angioplastica più la terapia medica, abbiamo anche questo. Sì, infatti Patrizio, ci stavi dicendo anche che per la prima volta lì all'ISMET è venuto anche il dottor Garmini, Ah, avete fatto questo. Quindi se magari sì. vuoi introdurre anche questa, che comunque è una bella novità.
Sì, noi seguiamo un po' tutte le forme di ipertensione polmonare. Questo intervento che si chiama tromboendoarteriectomia è un intervento molto complesso che si fa, cioè che richiede un'esperienza importante da parte di chi lo fa, sia da parte del chirurgo che deve capire se vale la pena, cioè se è abbastanza se può farlo questo intervento. Quindi se c'è abbastanza materiale che lui probabilmente può togliere, sia poi quando lo fa che è capace di farlo. È per questo che in tutto il mondo ci sono pochi centri che fanno questo intervento, perché deve essere un intervento fatto con un certo numero di casi per avere un certo numero di un buon successo. In Italia questa procedura è stata sviluppata dagli anni 90. 93-94, a Pavia, dalla cardiochirurgia di Pavia, dal professor Darmini, lo conosciamo un po' tutti. E in Europa non sono tanti centri, ce n'è uno a Vienna, ce n'è uno a Parigi, ce n'è uno in Inghilterra, ma uno, cioè in ogni paese praticamente ce n'è uno solo. Perché è giusto così? Perché così si fanno tanti casi, si è bravi a farli bene. Allora, ovvio che questo comporta un sacco di problemi, perché vuol dire che uno deve prendersi la valigina e portarsi a Pavia. Questo è star lì, poi anche per il dopo e tutto il resto. Niente, noi abbiamo fatto questa cosa, abbiamo proposto al professor Darmini di venire a operare un caso da noi. Questo perché c'era una certa condizione particolare che lo permetteva, lo suggeriva meglio. E questo perché noi pensiamo di essere una struttura che può mettere nelle condizioni il professor Darmini, appunto, di lavorare bene. Lui è venuto e su questo era d'accordo, se no non l'avrebbe fatto. Si è trovato molto bene da noi. Che dire, speriamo di poter aprire, che questo sia. Abbiamo aperto una porta e speriamo che questa porta rimanga aperta. Stiamo lavorando con lui su questo e vediamo, speriamo di poterlo offrire anche ad altre persone che ne hanno bisogno senza dover andare fuori dalla Sicilia, ecco. Oppure venendo in Sicilia da regioni più vicine, ecco. Ok, grazie. Allora, io ho qui altre domande. La miastenia e l'IP sono correlati? Oppure l'artrite e l'IP sono correlati? Questo Allora, bene, alla prima domanda è facile perché rispondo di no. Cioè non c'è una correlazione fra la miastenia gravis e la ipertensione polmonare. La miastenia gravis è una malattia neurologica, adesso un po' complessa da descrivere, però la risposta è no, non c'è una correlazione. Invece l'artrite, intesa come artrite reumatoide, attenzione, cioè quella malattia infiammatoria delle articolazioni su base autoimmune, cioè ci sono degli anticorpi che autoaggrediscono le proprie articolazioni e danno dei danni e fanno male, e questa è l'artrite reumatoide. Ora, qua il discorso si fa un pochettino più complesso perché l'artrite reumatoide fa parte delle malattie del connettivo cosiddette, no? E noi sappiamo che ci sono delle malattie del connettivo che danno ipertensione, che sono associate a ipertensione polmonare. L'artrite reumatoide la può dare, però è piuttosto raro. È piuttosto raro, parliamo di 5%, anche meno, di persone che hanno l'artrite reumatoide hanno problemi di ipertensione polmonare. Quindi la risposta è sì, però l'artrite reumatoide è molto diffusa, ma l'ipertensione polmonare nell'artrite reumatoide è molto poco diffusa. Fra l'altro, spesso è una forma di ipertensione polmonare non del gruppo 1, quindi non arteriosa polmonare, ma di forma post-capillare in genere. Ecco, questo è quanto. Insomma, in genere chi ha l'artrite reumatoide è difficile che abbia l'ipertensione polmonare. Sono rari, ci sono, ma sono piuttosto rari. Ok, allora un'altra domanda particolare, insomma, proprio specifica. Ho avuto il Covid e oltre all'IP sono affetta da talassemia e miastenia gravis. Nonostante sia trascorso quasi un anno, continuo ad avere il BNP molto elevato, senza scompenso o altri problemi. Da cosa può dipendere? Sì, questa è una domanda molto molto specifica. Bisognerebbe capire se è una talassemia minor oppure minor o intermedia.
però al fine della domanda, della risposta alla domanda, non c'è una grossa... Posso? È Major. Major. Allora, non c'è una grande differenza comunque. Allora, ricordiamoci sempre di una cosa in generale, che vi dico come consiglio anche come... Noi clinici non guardiamo mai solo a un parametro, ma come sapete guardiamo tanti parametri, perché non c'è mai solo un numero che ci dice come vanno le cose, ma sono tante cose che vogliamo vedere per capire dove sta andando la malattia, no? Allora, per quanto riguarda il BNP, tutti voi lo conoscete perché ce l'avete nell'orecchio, BNP, 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 o pro-BNP, che insomma, è molto simile, ed è una sostanza che viene buttata fuori dal cuore quando il cuore si stressa, potremmo dire così. E noi andiamo a vedere, no? Allora, però quello che non tutti sanno è che il BNP non è molto specifico. Cioè il BNP si alza anche per altri motivi, non solo se uno ha l'ipertensione polmonare. Per esempio, il BNP si alza quando uno, per esempio, ha un problema renale, oppure quando uno ha una malattia respiratoria, per esempio anche nell'embolia polmonare può aumentare, o nelle malattie respiratorie croniche, oppure se uno ha una malattia della tiroide, sia in senso di ipertiroidismo che di ipotiroidismo, o se ha malattie metaboliche, che legate ai surreni che non funzionano bene, per esempio che non producono tanto cortisone oppure che producono troppo aldosterone. A volte anche il diabete mellito in alcuni casi altera un po' il proprio BNP. Non solo, chi ha la cirrosi epatica ha il BNP alterato, per esempio, cioè la malattia del fegato avanzato. E ci sono anche altre malattie più rare, devo dire, che possono alterare il BNP. E quindi stiamo attenti, perché il BNP non è specifico, ecco. Cioè si può muovere anche per altri motivi. È chiaro che in un contesto dove ci sono più malattie è anche più facile che il BNP sia meno specifico, ecco. Quindi io non mi... su questo non c'è probabilmente un legame con il COVID, però bisognerebbe capire cosa ha lasciato il COVID, probabilmente niente. E bisognerebbe capire quanto si è alzato il BNP e per quanto a lungo tempo, ecco. Oppure se è un rialzo lieve che rimane così, e allora tendenzialmente non dà grossi problemi. Però il consiglio che io do è questo: non guardare al BNP isolatamente, perché è difficile che il BNP sia espressione di qualcosa se non c'è qualcos'altro che assieme a lui si muove. Infatti nessuno... Perché se fosse così facile... Guardate, se fosse così facile, ognuno si farebbe il suo BNP a casa sua, lo manda a noi e noi diciamo benissimo, devi fare così cos'ha, oppure la malattia, ma non è così, purtroppo non è così, perché basterebbe un computer che ci dice come stiamo. Non so se ho risposto adeguatamente. Penso di sì, adesso ecco, dice di sì, ho capito, perfetto. Allora, ne abbiamo un'altra. Allora, ha mai seguito un paziente emodinamicamente stabile nel passaggio dal Flolan, Caripul, insomma, al prostanoide orale? Che cosa ne pensa al riguardo? Bene, io no, non ho mai fatto questo passaggio. Uh-huh. Non l'ho mai fatto, e quindi no. Cosa ne penso? Penso che probabilmente non l'ho mai fatto perché è proprio difficile pensare a un paziente che debba passare da un prostanoide già, come dire, cioè da una terapia avanzata come il prostanoide a una terapia meno avanzata. Deve essere una situazione che ha fatto sì che quell'episodio di ipertensione polmonare sia stato sufficientemente grave da dover andare a fare i prostanoidi in vena o eccetera. Ma anche legato a qualcosa che ha fatto sì che poi dopo, passata la condizione che l'ha causato, poi dopo si è potuto tornare a una situazione più tranquilla e quindi descalare. Questo, per esempio, dico un caso che mi è capitato da poco, io ho avuto un bambino che ha fatto un trapianto di fegato perché aveva un'ipertensione porto polmonare. Un bambino di 6 anni,
aveva un'ipertensione legata alla malattia del fegato, no? Sapete che è possibile, no? Chi ha la cirrosi ha l'ipertensione portale e a volte ha questa ipertensione anche polmonare. Questo bambino era in terapia, lo posso dire, non è un bambino italiano, fra l'altro, è un bambino che aveva in terapia orale più il treprostinil, pensate, cioè si faceva la sua infusione sottocutanea, questo bambino di 6 anni. Bene, abbiamo fatto il trapianto di fegato e siamo stati in grado di togliergli piano piano tutti i farmaci, addirittura il profilattico, tutto. Adesso lui adesso sta bene e ovviamente lo seguiremo, insomma. Però è quella condizione, cioè è quella condizione in cui noi viene meno la condizione che crea l'ipertensione polmonare. E quindi venendo meno, in questo caso, per esempio, il bambino era piccolo, non aveva ancora un danno così grande e quindi i vasi polmonari sono ritornati presto a come erano prima. Ecco. E abbiamo altri casi in cui durante la gravidanza, e sappiamo, qui c'è qualcuno che lo sa molto bene, è collegato, durante la gravidanza c'è stato un problema di questo tipo che è stato gestito con prostanoide, ma poi dopo, siccome si è risolto, non è che si è passato un altro farmaco, piano piano si è ridotto il farmaco fino appunto a stare o con la terapia orale o senza. Quindi io la vedo in quelle situazioni ponte in cui si toglie il meccanismo responsabile dell'ipertensione polmonare, allora scendiamo con la terapia, ma non come sostituzione da parte del Selexipag, non come sostituzione, perché non credo funzioni molto bene. Però, ripeto, bisogna vedere anche poi caso a caso, perché magari uno è in dose bassissime di prostanoide e poi per un motivo X va molto bene, molto bene, molto bene, sta bene e poi si prova. Non posso escludere che qualcuno l'abbia fatto. È difficile pensare però a una situazione che ti venga voglia di farlo, insomma. Anche perché, questo invece mi preoccupa, se una persona è in prostanoide e glielo togliamo e poi si ripete quella condizione che l'ha portato al prostanoide, non è detto che la risposta al prostanoide sia uguale. Può non rispondere così bene. Certo. Parlando un attimino di... c'è un'altra domanda qui che mi hanno fatto nella chat, parlando sempre di terapia. Allora c'è scritto: dottore, con la sindrome di Eisenmenger, già in cura con ADI circa e Volibris, quali sono i valori tenuti in considerazione per iniziare un terzo farmaco, Remodulin, e con quali numeri? Questa è una domanda difficile, questa, perché la sindrome di Eisenmenger non è una malattia. Non è una malattia, è una sindrome. Cosa vuol dire? È un cappello, o un ombrello meglio, sotto il quale ci sono tante condizioni. Ed è una condizione particolare. Perché si chiama così? Perché il sangue, perché c'è un passaggio nel cuore sostanzialmente, tendenzialmente, nella maggior parte dei casi c'è un passaggio, c'è un buco o più buchi o una situazione comunque che mette in comunicazione le due parti del cuore, la destra e la sinistra. Ora, cosa succede normalmente? Che di solito quando c'è un buco il sangue di sinistra va un po' a destra. Il sangue di sinistra è quello ossigenato, no? E quindi, vabbè, Eisenmenger è quando c'è una condizione per cui avviene che il sangue da destra va a sinistra, cioè il sangue non ossigenato va nel sangue ossigenato. Quindi c'è proprio anche la cianosi, il colore, eccetera. Ma queste condizioni sono diverse, perché possono essere diversi i difetti che portano a quella condizione. Possono essere associati anche a difetti dei grossi vasi del cuore, per esempio. Quindi bisogna capire che è Eisenmenger. Primo dato, primo punto. Secondo punto, qua stiamo navigando in acque incerte, cioè l'Eisenmenger, cioè noi siamo già con questi farmaci
in un territorio di uso off-label. Ricordiamoci, off-label cosa vuol dire? Che non c'è l'indicazione. Cioè, se noi andiamo a leggere il foglietto illustrativo di questi farmaci, noi vediamo che non c'è scritto Eisenmenger. Non c'è scritto, capito? Quindi bisogna capire se questo Eisenmenger, cioè, perché Eisenmenger non è del gruppo 1 probabilmente, se è un vero Eisenmenger. Quindi stiamo usando dei farmaci con un'estensione di indicazione. Quindi non ci sono degli studi che ci dicono qualcosa su questo. Ed è l'esperienza del curante che si porta a usare delle strategie che non sono codificate. E questo va sempre discusso assieme a chi è all'interessato, no? Che deve saperlo, che ci sono dei territori che sono inesplorati, ecco, inesplorati o parzialmente esplorati, laddove si può trovare qualche piccolo riferimento in letteratura di qualche caso, e per cui ci si orienta così, perché è quello che abbiamo a disposizione. Noi non abbiamo degli studi forti sull'Eisenmenger, purtroppo, non li abbiamo. E soprattutto nella terapia di combinazione. Dottore, posso intervenire? Scusate, mi chiamo Vittoria. Buonasera, Vittoria. Buonasera, anch'io ho l'Eisenmenger e faccio il Remodulin insieme alla Decirca. E ho avuto un'emottisi nel 2015, chiusa. Insomma, io praticamente però non riesco a usare insieme ai due farmaci il Volibris, perché sembra che mi dia un soffocamento e una tachicardia forte, e sembra che il cuore non corrisponda, o com'è questa sensazione. Adesso devo fare il controllo poi e insomma vedere con il medico di decidere. Però quando prendo questo farmaco ho grandi difficoltà, a parte che divento molto ma molto scura e sento proprio un soffocamento. Quindi adesso sentendo la risposta alla domanda di prima, mi ricollego. Quindi è possibile che possa qualcosa dare fastidio in questo caso? Vediamo se ho capito bene, stiamo parlando del Volibris, vero? Quando viene preso. Il Volibris, ho usato Optium e pure l'ho dovuto togliere perché mi dava una forte tachicardia, è la stessa cosa. Abbiamo provato col Volibris. Sì, proprio quello che stavo dicendo prima, siccome la fisiopatologia di queste situazioni è molto complessa, è più complessa della fisiopatologia, cioè cosa vuol dire? Come funzionano le cose? Perché come tutte le condizioni, in particolare l'Eisenmenger è un sistema, è una condizione di equilibrio. Cioè il corpo si è inventato qualcosa per mettere insieme tutto, no? Per stare. Infatti io vedo che ha un ottimo aspetto, devo dire. No, io sì, però, sinceramente. Il suo organismo ha operato, capito, in questa condizione per fare in modo che ci sia un equilibrio. È chiaro che è una condizione di equilibrio dove qualsiasi cosa io inserisco posso modificare, no? Uno degli elementi che tengono in equilibrio il sistema. E quindi è possibile che ci siano dei farmaci che paradossalmente hanno un effetto, ma io lo vedo in negativo, proprio perché quell'effetto che viene cercato a me magari in questa fase, in questa situazione non serve, mi fa stare peggio. Sì, infatti io col medico un poco, diciamo, però dice che il terzo farmaco serve, però io non lo so, mi sento così e quindi insomma l'ho sospeso. Bene, deve parlare con lui anche se sospende sì. I farmaci. Deve sì, gliel'ho comunicato. Insieme, sì. Perché è un percorso, lo capisco bene, che a volte va a tentativi, ma non a tentativi così. No, va tentativi bene. Tentativi razionali, dove però l'esito del tentativo bisogna misurarlo sul campo, e il campo è proprio la reazione, ecco. Sì, questo periodo del Covid, insomma, per i controlli e roba varia, però adesso devo andare il 16 per il controllo e vedere, ma
un'altra cosa, per quanto riguarda il remodeling che io sto facendo, vabbè, oltre che mi ha portato un po' di problemi, lui dice ho molti effetti collaterali su questo farmaco, e questa infusione, perché io sono allergica anche ai cerotti e roba varia, mi porta una forte infezione, un forte dolore, dottore, che non resisto più. C'è qualcosa, è stato trovato qualcosa per quanto riguarda il dolore, per poterci aiutare con questo dolore? Perché voglio dire, io ho delle vere e proprie piaghe, anche se magari il remodeling ha funzionato in 5 anni, io sono stata benissimo, non ho usato più l'ossigeno, lavoro, faccio una vita normale, e quindi... Però ho questo fastidio e purtroppo io posso farlo solo sulle braccia, sulla pancia non ci riesco più, ho un repulso proprio. No. Allora, su questa domanda, che è una domanda molto pertinente, perché capisco e so cosa vuol dire, mi piacerebbe poterle rispondere, perché vorrebbe dire che io ho delle proprietà, diciamo così, straordinarie. Purtroppo non è facile rispondere così, perché il suo è un caso particolare e senza... come dire, entrarci bene per me è un po' difficile. Vorrei poterlo fare, perché allora sarei veramente straordinario, e però non posso, non ce la faccio a dare una risposta. Le darei una risposta generica, capisce, no? Molto generica, così io faccio bella figura e lei è contenta, però poi alla fine non saprei darle qualche incoscienza una risposta senza... come dire, conoscere meglio la situazione, ecco, questo lo dico sinceramente. Ma io veramente nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno che ho avuto, diciamo, più... cosa che io le consiglierei però, ma la consiglio a tutti, proprio, è di cercare di aiutarci non isolandoci in questo periodo, perché l'isolamento... ci fa male quanto l'infezione, cioè questo è vero, cioè ci fa male dentro, perché poi ci mina un po' quello che è la cosa più importante. Antonella lo sa bene, perché continua, perché me l'ha insegnato lei, questo termine resilienza, no? Questa resilienza, che adesso è un termine nuovo, ma era anche prima la resilienza, anche quando non si chiamava resilienza, era anche prima, cioè che vuol dire che uno... ha delle risorse. Adesso qui poi c'è Rosario Girgenti, lo psicologo, io adesso magari mi frusta perché dico cose sbagliate, però attenzione, noi abbiamo delle risorse, ci dobbiamo trattare anche bene, cioè non dobbiamo farci trattare male o trattarci male. Quindi io direi che tante volte i sintomi che noi abbiamo, che sono veri perché li sentiamo noi, perché siamo noi, cioè nessuno può dire che non è vero, li sentiamo di più nel momento in cui diventano l'unico ambito della nostra attenzione, o non abbiamo altro che ci distrae dai nostri sintomi. E da questo punto di vista, detto brutto, in modo brutto, e dopo così almeno poi il mio psicologo non mi parlerà più, dico chiodo scaccia chiodo, nel senso che una cosa bella mi fa sentire meno uno svantaggio che ho, o una cosa bella. Allora cerchiamo le cose belle. Una delle cose belle è non stare da soli, non stare in casa sempre, muoversi, guardarsi attorno. Adesso comincia la primavera, cioè noi siamo fatti per il mondo, non è che siamo fatti per stare in casa. Quindi anche se uno c'ha una malattia, una limitazione, fa quel che può, però non viviamo dentro la bolla, perché altrimenti veramente, cioè, anche noi ci deprimiamo, noi siamo sempre tutto il giorno in ospedale, 10-12 ore, cioè ogni volta che ci vediamo, come va? Qui, là, lì, non lamentiamoci continuamente, dobbiamo, guadagnare spazi di libertà personali e comunitari laddove si può, insomma. Scusate se io dico queste cose che magari uno dice, però io le dico perché le penso veramente. No, è vero, io vabbè sono tornata in azienda a lavorare, nonostante il medico dell'azienda mi abbia vietato la cosa, mi sono presa io le mie responsabilità e mi hanno fatto rientrare, perché insomma stavo molto male psicologicamente, ho preso tutte le precauzioni, sono tornata al lavoro tutti i giorni dall'azienda,
diciamo, non ho un contatto diretto, però con nessuno ne hanno messo il piede in casa avanti. Insomma, sono stata protetta da questo punto di vista e quindi ho continuato ad andare al lavoro. La spesa la vado a fare, i medici, a ritirare i farmaci ci vado io, anche perché non ci manda nessun altro. Quindi la vita la continuo normale. L'unica cosa è che ogni tanto ci si scoraggia, questo dolore è fortissimo, però vabbè. Lo sopportiamo. Dai, il fatto che stiamo qua insieme secondo me aiuta. Vedo un bambino bellissimo vicino a Tonia. Sì, buonasera. Una bimba? Una bimba, è Vittoria. Vittoria. Sì, la mia omonima. La nostra Vittoria. Oh, ciao. È la nostra mascotte. Sì. È la nostra mascotte. Che bella. Quanto è bella. Dovete sapere che adesso una piccola nota autobiografica. Io sono diventato nonno un anno e mezzo fa e quindi sono un po' sensibile perché la mia nipotina è molto lontana e quindi sono sensibile ai bambini. Ciao tesoro, ciao. Sei bellissima e hai una magliettina molto bella con un coniglietto. Sì, col coniglietto. Molto bello, molto bello. Oh, che si fa? Molto bella. Ecco. Scusa un attimo, no, volevo sì. Soltanto magari ecco se si poteva diciamo parlare proprio del fatto della terapia, di non interromperla così tanto perché non ci piace, ecco, e sempre dire insomma gli effetti collaterali dei nostri medici, perché insomma l'importanza che questi farmaci che stanno facendo, soprattutto diciamo quelle di infusione sono diciamo di salvavita, quindi forse delle volte magari viene presa un po' sotto gamba la terapia che si fa. Forse è colpa anche nostra. Io qua, grazie Laura, mi permetti di introdurre un argomento molto importante. È ovvio, sembra ovvio di dire, ma uno non deve smettere i farmaci. Però è anche vero che soprattutto alcuni farmaci sono dei farmaci, l'abbiamo sentito prima, che possono dare degli effetti collaterali, possono essere anche solo pesanti da sopportare, perché parliamoci chiaro, noi medici ci riempiamo la bocca di terapia di combinazione, 3 farmaci, 2 farmaci, 4 farmaci, sì, però, cioè, voglio dire, è tanta roba che uno deve ingollare. Quindi non è strano che poi uno o abbia problemi reali o si riponga e dall'altra parte in questo periodo, ne parlavamo prima, è anche più difficile magari avere un accesso diretto e rapido a chi ti cura. Il tuo medico di medicina generale non è pratico e quindi non ti sa aiutare tanto. E devo dire che c'è un problema reale di comunicazione, secondo me, che dobbiamo aiutarci tutti in questo, soprattutto in questo periodo, perché noi siamo, come medici, siamo sempre più coinvolti da altro. E il nostro ospedale, per esempio, adesso c'ha 30 posti letti Covid e noi siamo molto coinvolti anche in questo. Quindi, diciamo, c'è obiettivamente una difficoltà a sovraccarico di lavoro. Dall'altra parte, da parte vostra, c'è la necessità di riuscire ad avere risposte rapide e molto precise e competenti. Credo che l'associazione in questo aiuti tanto, perché a noi ci pungola molto. Può capitare effettivamente che la comunicazione non sia adeguata, io lo dico con molta franchezza, e perché oggettivamente le risorse perché la comunicazione venga valorizzata non sempre ci sono. Siccome però è una delle cose più importanti, dobbiamo lavorare su questo. Noi adesso, beh, come centro nostro, no? Una cosa semplice che però non avevamo fino adesso, perché abbiamo tutta un'organizzazione, adesso non sto qua a raccontarla, chi la conosce già e chi non la conosce non gli serve, coordinatori, non coordinatori, orari, telefoni, eccetera, eccetera. Adesso noi metteremo da settimana prossima una casella di posta elettronica che sarà ipertensione.polmonare@ismet.edu, e dove avremo questa casella a cui accederemo noi medici più i coordinatori, che sono i nostri infermieri che si occupano di questo, in modo tale da separare da tutta la mole di posta elettronica che ci arriva, perché tutti i giorni a noi arrivano qualcosa come 60-70, almeno a me,
80 volte mail e quindi anche leggerle tutte alla fine della giornata non è facile, e quindi in modo tale da avere proprio una casella apposta dove è più facile individuare, diciamo così, la segnalazione. Ovviamente con la preghiera di segnalare le cose urgenti oppure non urgenti in modo che non siano urgenti. Insomma. Questo volevo dirlo, ecco, mi sembrava molto importante. Ah, sì, va bene. Okay. Non so, qualcun altro voleva intervenire? Se no, avevo un'altra domanda. Laura, posso? Sì, certo. Okay. Allora, buonasera, dottore. Senta, io le volevo fare una domanda. Mi può dire come ti chiama? Monica. Monica. Buonasera. Un ragazzo malato di ipertensione polmonare, aveva 2 anni e mezzo, adesso ne ha 28, presso il Bambin Gesù di Roma, col dottor Parisi. E le voglio fare una domanda. Voglio sapere, ma un difetto interatriale chiuso magari in ritardo può portare un'ipertensione polmonare? Domanda secca, che però merita una risposta molto, molto... Sì, allora, è difficile. È più difficile che un difetto interatriale dia un'ipertensione polmonare grave. È difficile. Per una serie di motivi che non sto a spiegare. Però noi li vediamo a volte, invece. A volte, però, il difetto non è solo... cioè non c'è solo il difetto, quel difetto lì, ma ci sono altri difetti che sono meno visibili e vanno cercati. Quindi quando c'è un difetto e c'è il sospetto di ipertensione polmonare bisogna cercare anche altre situazioni, per esempio un ritorno venoso anomalo polmonare che è il difetto più frequentemente associato, perché allora questo spiega perché c'è l'ipertensione polmonare. Ecco. Poi il difetto interatriale dipende da quanto è grosso, eccetera, quindi... Era grande, non è stato chiuso, diciamo, con l'ombrellino, è stato proprio a cuore aperto. Sì, 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 sì. E quindi diciamo che è piuttosto raro, però è chiaro che se grande è più possibile. È più possibilità. Sì. Perfetto. Grazie, dottore. No, si figuri. Ok. Silvia, vuole intervenire tu, Silvia? Aspetta, dove sei? Eccoti. Ma ce l'hai aperto il microfono, Silvia? Però non ti sentiamo. Come mai? Non riusciamo io a sentirti, Silvia. Io posso approfittare in questo momento per dire alcune cose. Certo. Innanzitutto questa mi sembra un'ottima iniziativa, quella di un confronto diretto tra medico e paziente, partendo dal presupposto che la comunicazione, io la definisco un atto medico a tutti gli effetti, è il primo elemento della terapia, è la comunicazione medico-paziente, e questo ritengo che sia, proprio per questo ritengo questo incontro assolutamente funzionale. Sono entusiasta di vedere appunto tanti pazienti e di complimento con Patrizio per come affronta gli argomenti anche in modo semplice, perché talvolta spiegare le cose complicate in modo semplice c'è sempre a tutti abbastanza difficile. Volevo parlare anche di quello, il discorso resilienza. Patrizio l'ha definita bene, in fondo sinteticamente la capacità di affrontare i problemi in modo funzionale, in modo adeguato, e dice bene Patrizio nel momento in cui appunto sottolineava che bisogna concentrarsi anche su altro. Questo non vuol dire negare lo stato di malattia, non vuol dire negare a se stessi che esistono dei problemi e anche di una certa rilevanza, di una certa entità, però dobbiamo poggiare i piedi per terra, quello che tecnicamente viene detto adeguare il piano di realtà, ossia proprio guardare che non esiste solo la nostra malattia, ma esiste altro all'interno della nostra vita, e provare a legarci e a ricercare anche quest'altro. Il rischio di rimanere impantanati all'interno della propria malattia è quello che poi va a determinare una fluttuazione del pensiero che determina un rimuginio costante. La nostra corteccia prefrontale, come dire, assorbe quei pensieri come se fossero la realtà. Il soggetto sta male
solo perché è legato a quei pensieri, spesso a contenuto negativo e spesso pensieri che non sono consoni alla realtà ma frutto di ansia. E questo di conseguenza va ad alterare il tono dell'umore. Per cui un primo passo che dobbiamo fare tutti è proprio quello di andare al di là della nostra malattia, non negarla, ma iniziare a pensare che non esiste solo la nostra malattia e nei limiti delle nostre possibilità dobbiamo provare a cercare anche altro, anche sforzandoci di cercare altro. Un altro piccolo appunto rispetto al periodo, della pandemia. In tutto questo mi seguo molti familiari di pazienti Covid ricoverati da noi in una trattativa dedicata al Covid, e quello che emerge è proprio l'incertezza, l'insicurezza. È l'insicurezza che appartiene a tutti noi in questo periodo. L'insicurezza, sapete, che è il perno centrale dell'ansia. Allora, quello che suggerisco io in questi casi è non soffermarsi soltanto sull'incertezza che ci appartiene. Cioè, non possiamo immaginare una vita, pandemia o non pandemia, senza incertezza. È un dato di fatto, ci appartiene. Imparare a conviverci e provare ad andare oltre. L'unico modo che noi possiamo avere per cercare di gestire l'incertezza di questo periodo correlata alla pandemia è sicuramente utilizzare le accortezze, distanziamento sociale, mascherina, igiene delle mani, tutte queste cose. Per il resto non possiamo fare altro, perché se il nostro intento è avere la certezza assoluta di non dovere e potere contrarre, questo non fa altro che determinare una condizione fobica che sicuramente non aiuta, che sicuramente non agevola. Ora, una cosa è la paura, io ti punto un coltello e tu hai paura, una cosa è la paura di qualcosa che non c'è, è quello che diventa fobia. Allora dobbiamo ancora una volta adeguare il nostro piano di realtà, poggiare i piedi per terra e dire qual è il problema. La pandemia, cosa posso fare per la pandemia? Attenersi a quelle regole e nei limiti del possibile provare a vivere per quello che possiamo, a viverci anche la nostra socialità nei limiti e nel rispetto di quelle che sono le norme che ci vengono date. Bene, volevo fare soltanto questo breve appunto. Grazie mille comunque, veramente, grazie. Grazie, piacere insomma. Piacere, io sono Rosario, Sì, salve Rosario. Allora, vediamo un attimino se Silvia riesce adesso a... Riuscite a sentirmi ora? Sì, perfettamente. Ok, volevo fare una domanda. Intanto buonasera. Volevo fare una domanda al professore, torno un attimo indietro. Io ho messo il remodeling sottocutaneo, l'ho portato per un anno e mezzo, poi proprio a causa di quello che diceva purtroppo la collega di malattia, la cara amica, ho dovuto toglierlo perché le infezioni erano talmente grandi che addirittura la mia pelle sputava fuori la canulina, non riuscivo a portarlo in nessun modo. E quindi da quello sono passato al Flolan. Sapevo che c'erano degli studi, adesso non so a che punto sono, che dicevano appunto, cioè, che c'era la possibilità di mettere la macchinetta del remodeling sottocutanea. Perché faccio questa domanda? Intanto perché gestire il Flolan è molto più complicato e poi perché io con il remodeling mi sentivo molto meglio. Non so perché, però a me faceva meglio il remodeling che il Flolan. Purtroppo non lo posso portare e quindi volevo sapere gli studi di questa macchinetta a che punto erano, perché ho sempre la speranza di poter tornare al remodeling. Bene, è bello avere delle speranze perché ti vuol dire che uno... Allora, siamo un po' indietro perché c'è qualche esperienza, c'è effettivamente, però ancora la macchinetta non ha quell'affidabilità che ha fatto sì, e quindi anche quella sicurezza che ha fatto sì che diventasse ormai un device diffuso. Capite bene che avere una pompa sottocutanea ha innanzitutto un grosso problema, quello delle pile, ovviamente. Cioè bisogna alimentarla, no?
E quindi questo deve avvenire attraverso la pelle, un po' come si caricano i telefoni adesso a contatto, questi contactless, eccetera. E siccome però non sono dei telefoni, cioè sono delle cose molto delicate, la tecnologia deve essere molto funzionante, perché poi una volta che è sottocute, se la pompa non funziona, sono guai, insomma. Quindi siamo un pochino ancora indietro dal punto di vista tecnologico, però è una strada che si sta percorrendo. Fra l'altro io proprio settimana prossima avrò un appuntamento, devo parlare di queste cose con UT, che come sapete United Therapeutics è, diciamo, la casa madre che ha sviluppato questo farmaco, e quindi parleremo anche di questo. Quindi io vediamo se ho qualche novità, lo farò sapere magari anche tramite l'associazione, così anche lei, Silvia, potrà avere una risposta. Chiedo scusa ancora l'ultima domanda, ma il remodeling in vena a posto del Flolan non sarebbe possibile farlo? Perché io avevo una risposta veramente migliore. Io a parte gli effetti collaterali, che più o meno sono gli stessi, anche se quelli del Flolan sono molto più forti, però comunque cioè mi sentivo meglio con il Flolan, malgrado stiamo aumentando, siamo arrivati anche ad un dosaggio abbastanza alto, no, non mi sento bene come con il remodeling. Quindi chiedevo, ma il remodeling in vena si può fare? Si può fare, ma non da noi qua in Europa, non da noi in Italia, forse in Germania sì, sicuramente negli Stati Uniti sì, ma qui non è commercializzato. Come mai? Motivi commerciali, proprio commerciali, non, commerciali, cioè perché non è conveniente l'azienda sostanzialmente. E quindi l'azienda non ha presentato all'AIFA la richiesta di autorizzazione. E quindi non si può, perché non è disponibile sul mercato italiano a questo punto. Ok, grazie. Però, siccome, ripeto, settimana prossima io avrò modo di parlare con UT, e quindi può essere che... Io non credo che loro siano interessati, francamente, a questo. Loro stanno lavorando, in realtà. Vi dico già qualche anteprima, perché ovviamente noi siamo molto interessati a tutto quello che è nuovo, e anche agli studi clinici che noi abbiamo in corso, peraltro, diversi studi clinici. C'è adesso l'ipotesi, no, c'è l'ipotesi, c'è uno studio dove anche noi siamo dentro, che partirà fra qualche mese, del treprostinil per via inalatoria. Cioè, per via... Sì, inalatoria. E ha la stessa efficacia in vena? È uno studio, se sapevamo. Quindi lo sappiamo, certo. Non credo, però sinceramente non credo. Però non lo so, è interessante il meccanismo, perché è molto interessante. Scusa, Patrizio, che è l'Acceleron per caso, la ditta? Acceleron. Sì, è quella. Sì, perché ci ha contattato più volte. Ok, grazie. Prego, prego, auguri, in bocca al lupo. Grazie. Grazie Silvia. Posso, aggiungo una piccola cosa per quanto riguarda la persona che parlava, che credo che sia uno psicologo, sì, che ha parlato prima. Penso che sì, quello sì, che sì, sono penso... lo psicoterapeuta, Rosario Giurgenti. Allora, noi qui a Roma non ce l'abbiamo. Piacere, noi non ci abbiamo lo psicologo, ognuno di noi va dal suo. E comunque, proprio per un periodo di pandemia e per il fatto di stare chiusi, io mi sono iscritta nuovamente all'università, così almeno faccio qualcosa. Uno cerca di arrangiarsi come può. Questa è proprio resilienza. Uno si arrangia come può, non posso uscire, non posso, devo stare attenta, almeno faccio qualcosa in più. Lei interpreta in modo magnifico la resilienza. No, no, io sono una povera disperata che cerca di sopravvivere a tutto questo. No, no, la cosa importante è invece quello che diceva poc'anzi Patrizio, e che ho ribadito io. Non fermarsi soltanto a una cosa che certamente segna la vita, che è la malattia. Non fermarsi solo a quello, cioè provare nei limiti del possibile e del fattibile, provare a guardare altro, perché anche altro, quell'altro fa parte della nostra vita. Quindi io non sto dicendo tutti dovrebbero iscriversi all'università, ciascuno con le proprie possibilità, le proprie propensioni, deve provare a guardare altrove bene, anche questa è resilienza. Brava la signora. Grazie. Ma ecco, infatti volevo,
No, volevo dire che infatti noi abbiamo proprio pubblicato un libro, quindi molti di voi hanno proprio scritto, parecchi di voi, insomma, la loro storia di resilienza. Quindi non so se magari, ecco, Patrizio gliel'ha sottoposto, gliel'ha fatto vedere. Se vuole glielo possiamo mandare. Ah, con piacere. Ecco, dopo magari chiedo a Patrizio il recapito e glielo mandiamo. Allora, io, no, ma infatti la mia desiderio, appunto, avendo invitato Rosario, è quello di coinvolgerlo sempre di più in questo bellissimo mondo affascinante, quello dell'ipertensione polmonare. Bellissimo anche perché ci sono bellissime persone, devo dire, che non perché siete voi qua davanti, ma è vero, insomma. Oh. Posso intervenire? Allora. Sì, vai, sì, Giusy, ok. Ciao, innanzitutto buonasera dottor Vitulo, grazie per stamattina, ci siamo visti, si ricorda di me, sono Giusy. Come posso dimenticarlo? Mi scuso perché mi sono fatta trovare a letto, ma non mi alzo, ho avuto l'emottesi, lei lo sa. Mi volevo riallacciare al discorso che ha fatto la ragazza che ha i remoduli e ha l'emottesi come me. Dottore, io fino adesso, lei lo sa, faccio la duplice terapia. Ma in un prossimo futuro sono candidata anch'io ad avere la macchinetta del remodulin, oppure nel mio caso che ho ste emottesi massive a volte potrebbe danneggiare ancora di più? Cioè ho le idee un po' confuse su questo. Lo so, però non possiamo parlarne così, coram populo, come si dice, sono cose un pochettino delicate. No, delicate non perché siano segrete, però... È un po' complessa la situazione, anche lei ha una situazione complessa, lei lo sa. Quindi parliamone, tanto ci dobbiamo vedere fra un paio di settimane, se non ricordo male. Sì. Mettiamolo a tema, visto che oggi il tema era un altro, possiamo metterlo a tema volentieri, anche perché lei comunque, appunto, dico, ha una storia non corta, non breve. E quindi ci sediamo e merita, insomma, di essere affrontata così, in modo approfondito e a tu per tu, direi. Dottore, un'altra domanda sul vaccino. E qui da noi non si muovono le ASL, non si muovono i medici di famiglia, io brancolo nel buio, non so come devo fare per il vaccino. Stamattina ne abbiamo parlato, io attendevo questo collegamento stasera e ho avuto ampi chiarimenti su questa cosa. Ma nel nostro caso, che siamo molto fragili, andare incontro alla malattia, cioè perché possiamo farci la febbre, possiamo avere disturbi, può per esempio nel mio caso innescare un'infezione dalla quale io poi vengo fuori difficilmente? A me viene questo dubbio sul vaccino. Ma non so se sono stata chiara. Allora io ritorno all'esempio che ho fatto all'inizio, ho detto... È chiaro che se uno deve attraversare una strada in mezzo al traffico, insomma, rischia qualcosa di più che una strada dove non passa neanche una macchina. Ecco, è chiaro che non sono belle infezioni queste qua, no? Non è che parliamo di raffreddore, lo sappiamo bene. Purtroppo noi non è che abbiamo la possibilità di prevedere chi si ammala in modo grave, tranne in alcuni casi molto selezionati. E fra l'altro adesso abbiamo queste varianti, che sembrano spostare anche un attimino l'età, no? Avete visto anche voi? E quindi noi non abbiamo le risposte a queste domande, con molta sincerità, perché non le abbiamo come non le ha nessuno nel mondo, perché siamo in mezzo alla... È come se fossimo... Avete presente una giostra? Ecco, noi non siamo fuori dalla giostra che vediamo la giostra girare, noi siamo sulla giostra. E quindi, essendo dentro nella giostra, non abbiamo la visione dal di fuori della giostra che gira. Siamo dentro. E da dentro dobbiamo, guardandoci attorno, capire come sta girando la giostra. Questa è la condizione in cui siamo tutti dentro. Anche chi si occupa, appunto, anche se in diverse, diciamo, in diverse posizioni. Quindi non ho una risposta su di lei particolare. Certo, non è, cerchiamo di non ammalarci, perché non è una bella infezione questa qui e non fa bene, diciamo così. Anche se noi sappiamo, finisco, che i casi gravi sono la minoranza, no?
sono la minoranza. Cioè sappiamo bene che fra tutti quelli che si infettano, solo pochi hanno una forma grave, ecco, capito? Quindi... Purtroppo, dottor Vitulo, io dove abito ho visto morire tanta gente, e anche amici se ne sono andati per colpa del Covid, e io sono terrorizzata. E mi riallaccio allo psicologo, che dice resilienza, non ci pensare, uscire, fare vita sociale. Io sono una di quelle che si è trincerata in casa, e da un anno che quasi non esco, oddio, esco una volta tanto, evito i posti pubblici, non entro in un bar, non vado in un centro commerciale, non frequento nessuno, nemmeno la mia famiglia, nemmeno le mie sorelle. Io ho una bella famiglia, purtroppo a casa mia è top off limit, non entra nessuno, mi telefonano, videochiamate, sono andata avanti così. Però alla fine di quest'anno ho messo come se mi fossero attraversati 10 anni di vita addosso, in peggio. Perché poi alla fine ci si avvilisce, ci si intristisce, e non puoi, no, continuare sempre a vivere così. D'altra parte poi una guarda la TV, oggi sono aumentati i contagi, il distanziamento, e uno non sa come comportarsi perché abbiamo le idee confuse. E poi subentra la sopravvivenza, io voglio vivere, sono attaccata alla vita, lei lo sa, una nipotina, sono nonna, vorrei vivere ancora. Per cui dico, per salvaguardarmi sto a casa. Cosa dobbiamo fare allora? Uscire. Rispondo subito, perché oggi secondo me... una cosa pure io, Patrizio, dopo che finisci tu. Sì, sì, sarò bravissimo. Vi prego. Bravissimo. Stiamo alla realtà. Non stiamo... Io questa è una cosa che vi dico da così, cioè non è che ho... Non perché sono un medico, vale di più, ma io direi stiamo alla realtà, perché spesso noi ci facciamo prendere un po' in giro. E non stiamo alla realtà. La realtà cos'è? È quello che noi di cui noi facciamo esperienza. Il telegiornale non è una cosa di cui noi facciamo esperienza. La realtà non è quella che noi vediamo in quel apparecchio che si chiama televisione, o meglio, non è tutta quella la realtà, è una parte, una piccola fetta che ci viene presentata in un certo modo perché per una serie di motivi. Ma lei mi sta dicendo, c'ho la nipotina. Abbiamo visto, c'è una bambina. Allora, questa è la realtà. La realtà è questa, soprattutto, perché è l'esperienza più vicina a noi di realtà. Quindi, laddove c'è un'esperienza dolorosa e faticosa, ma c'è vicino anche probabilmente un altro tipo di esperienza. Allora, stiamo attenti a non farci fregare, perché poi ci perdiamo il meglio. Ci perdiamo il meglio della vita. Lo so. E allora, dottore, che dobbiamo fare? Dobbiamo rivederci con i familiari? Guardi, il fatto che noi siamo qua, secondo me, è già un punto, perché uno potrebbe anche dire io non mi voglio collegare perché io a me dà fastidio stare con le persone che sono ammalate come me. Potrebbe dire questo, no? Giusto? Potrebbe dire. Oppure io non voglio vedere il medico perché già ne ho abbastanza, perché devo collegarmi e parlare di ste cose, giusto? È vero, è una posizione. E probabilmente tanti hanno fatto così, che non sono collegati anche, no? Giusto? Invece... Allora... se questo che stiamo facendo adesso è utile, lo deve verificare lei su di sé, capisce? Se è utile, allora è un segnale in quella direzione che dice che, benissimo, lei ha paura, va bene, però allora questo non impedisce che magari però lei telefona più spesso alle persone, si sente di più e quando potrà e si sentirà sicura comincia a vedere qualcuno, magari perché si è vaccinato, e piano piano va verso il meglio, capito? Andiamo verso il meglio, comunque andiamo verso il meglio, non è che andiamo verso il peggio, perché ci sono i vaccini, per tutte queste cose, quindi dico, non, questo mi sentirei di dirle. Rosario, tu che... Sì, volevo dire alla signora Giusi alcune cose. Grazie. Innanzitutto, non credo di avere... utilizzato l'espressione non ci pensare, perché una cosa fondamentale che dobbiamo capire tutti è che non possiamo non pensare. Il cuore è fatto per battere, i polmoni per respirare, la mente è fatta per pensare. Quindi sarebbe un paradosso che io dicessi non dovete pensare. In modo assoluto non è quello il mio messaggio. Il mio messaggio è provare, nei limiti del possibile e del fattibile, a guardare altrove. La signora poc'anzi diceva io mi sono iscritta all'università,
lei potrebbe, dice, cosa mi sento di fare, cosa posso fare, più videochiamate, mi dedico un poco più alla cucina, cioè non fare ruotare la propria vita attorno ad un unico pensiero. Come dicevo poco fa, quel pensiero, quell'incertezza, è normale che crei ansia, ma se ci soffermiamo solo a quel pensiero, l'ansia diventa fobia, e la fobia sicuramente è qualcosa di patologico, e allora lo dobbiamo gestire, che non significa non pensare. Il mio pensiero va là, ok, grazie mente per avermi ricordato e per avermi fatto spaventare, ma ora io chiamo la mia nipotina, e il pensiero ritorna nuovamente all'incertezza e alla paura, ok, grazie mente per avermi ricordato questo, forse è bene che io vada a cucinare. Cioè, perché se ci lasciamo assorbire dal pensiero, questo pensiero diventa fobico, e il pensiero fobico non è altro che un pensiero che viene vissuto dalla mente come se fosse realtà. E molto spesso i nostri pensieri legati alla incertezza non sono la realtà, sono solo frutto di paura. Non so se ora sono stato un poco più chiaro. No, dottore, volevo precisare che quello che ho detto io, quello che per come mi sono espressa, non era completamente rivolto il mio pensiero a quello che aveva detto lei, no, quello era il mio pensiero, okay, maturato da tempo, non mi ero collegato a quello che aveva detto lei, assolutamente, okay. Però, per quanto riguarda, scusi se la interrompo, sì, è importante che lei non ci devo pensare, perché il non ci devo pensare già rafforza il pensiero, come se io le mettessi davanti agli occhi un pennarello, muovessi questo pennarello e le dicessi non guardi il pennarello, più io le dico di non guardare il pennarello, più i suoi occhi vanno là. Il pensiero funziona nello stesso modo, cioè se lei si impone di non pensare, il pensiero si rafforza, e in questo caso stiamo parlando di un pensiero particolarmente paurogeno che diventa pure fobico, e allora è chiaro che ci isoliamo in modo magari tra virgolette esagerato. Non voglio dirle che lei è esagerata, però è una paura che sconfina nella fobia, questo sì. No, per fortuna, Sì. Volevo rispondere un attimino a Rosario. Scusa, te l'ho detto. No, vabbè, ma abbiamo già, grazie. Abbiamo ampiamente chiarito, grazie. No, perché queste paure, queste fobie ce l'abbiamo anche tutti, anche io che non ho l'ipertensione polmonare. Ma certo, quindi, assolutamente. Perché siamo tartassati mediaticamente, come giustamente diceva Giussi, accendi la televisione, da qualsiasi parte metti, o te esce fuori quello che fa il grafico, i morti, cose, terapia intensiva, coronavirus, variante inglese, variante brasiliana, cioè sono mesi che si sente parlare. Giustamente però Giussi, come diceva prima Patrizio Vitulo e il professor Vitulo, si va verso il meglio, perché sicuramente il cambio di passo lo stiamo vedendo noi qui, diciamo, sia in associazione, io sia per il mio lavoro che faccio, stiamo vedendo che c'è una maggiore organizzazione attiva sul territorio, diciamo, che è quello che poi i medici clinici, perché non quelli che stanno sempre in televisione e si mettono il camice bianco, e poi non so se la mattina devono stare per forza in televisione o devono stare in ospedale, questi sono affari loro, però insomma i medici stanno dicendo vaccinatevi, ed è una campagna massiva di vaccinazione. Adesso prima Patrizio ci ha ben spiegato i motivi per cui farla, perché poi ognuno è, diciamo, ogni persona è diversa, diciamo, ecco, io farò l'AstraZeneca perché ho aderito alla campagna di vaccinazione, a noi ci fanno l'AstraZeneca, chi dice va bene, chi dice va male, però ecco, poi dopo escono i titoloni, quindi Rosario, tu capisci che la sensibilità di chi già giornalmente o si deve prendere le pasticche o si deve mettere un farmaco di infusione continua, accendi il televisore, già noi normali stiamo fuori perché non possiamo uscire, perché abbiamo tante restrizioni, per chi anche fa questo insomma diventa veramente problematica come cosa. Volevo solo aggiungere questo qua, perché Vittorio, lo stesso punto di vista nostro. Posso dire Vittorio, scusa tanto, soltanto una cosa, sono assolutamente d'accordo, e io non penso che questo, il fatto che è un soggetto sano, ma anch'io ho paura e non ho l'ipertensione polmonare e non sono malato, quello è normale, però io parlo di gestione della paura, non soltanto per il paziente con ipertensione polmonare, come gestire la paura,
Come gestire la paura? Tecnicamente si dice adeguando il piano di realtà. Ciò cosa, come si traduce? Non lasciandosi travolgere in modo assoluto da tutti i pensieri paurogeni, perché poi sconfiniamo, va a finire che la paura comprensibile, come ce l'ho io, come ce l'hai tu, come ce l'hanno le persone affette da ipertensione polmonare, quella paura si trasforma in fobia, che diventa un tratto ossessivo. Ecco perché io dico non dovete avere paura, la paura ce l'abbiamo tutti, quello è normale, ma attenzione a non lasciarsi completamente assorbire da tutti i pensieri che ci somministrano, da tutte le informazioni che ci somministrano. Dobbiamo anche... L'abbiamo perso, mi sa sì. Che... Ho avuto un... È stato soppresso. È stato soppresso da qualcuno. È stato Vittorio che ha fatto... No, non sono stato io duro. Nel mentre ho avuto un WhatsApp da parte di un partecipante, dice, vabbè, mi faccio un amante dei 20 anni più giovane, che così non penso. Non voglio sapere chi è il partecipante. Comunque c'era Cinzia che voleva un attimino la parola. Vai Cinzia. Claudio, Cinzia. Cinzia, l'audio. Sì. Allora, dicevo, parlo sia come paziente con ipertensione polmonare, ma anche come psicologo. Io quello che posso dire, perché lo vivo personalmente nella mia quotidianità, non si tratta di negare la realtà e il rischio connesso a questa realtà, ma cercare di trovare in noi stessi il modo in cui vivere nella normalità questa realtà e questa condizione di vita. Io sono un'insegnante e lavoro a scuola e ho deciso di non sospendere il mio esercizio di docente in contatto diretto con i miei alunni. E non significa questo che io non ho paura della condizione che mi circonda, ma ho cercato di vivere affrontando positivamente anche questa realtà e non chiudermi ed isolarmi, e questo mi ha aiutato molto sia sul piano psicologico, ma anche come risposta alla mia condizione clinica, al mio quadro clinico. Sono una persona molto reattiva e credo che questo incida molto, penso che lo può dire anche il medico, sulla risposta che ha poi il farmaco o sulla nostra condizione clinica, sul nostro quadro clinico. Ecco, trovare noi stessi quali sono le risorse per fronteggiare quella realtà che tutti i giorni ci troviamo ad affrontare, penso che sia il segreto per poter vivere quotidianamente, senza pensare a cosa potrà succedere domani, se succede questo, cioè vivere in pienezza l'oggi. Oggi io ho questo piccolo problema e quindi piano piano risolvo questo problema, domani ci sarà un altro problema e risolverò quel problema, senza però anticipare l'evento che può succedere domani o che mi accadrà fra un'ora. Vivere proprio in pienezza ogni momento, che questa è stata la mia carta vincente e che nella vita mi ha sempre aiutato a fronteggiare anche momenti più difficili della mia condizione. Io ho scoperto di essere una paziente con ipertensione polmonare al 5° mese di gravidanza, e quando tutti dicevano che non c'erano delle condizioni per portare avanti questa gravidanza e per portare a termine appunto la vita, questo dono che è la vita, io invece ci ho creduto fortemente e ringrazio anche i medici che mi hanno aiutato a fronteggiare questa condizione, che per me non c'era una condizione di positività ma solo di negatività. Oggi mio figlio è splendido, ha 6 anni, e sono contenta di avere fatto la scelta di affrontare questo rischio, pur sapendo, pur la consapevolezza che potevo andare incontro ad altri rischi. Però dico, ecco, non fermarsi alla difficoltà future, attuali, ma cercare di trovare in che modo io come persona posso affrontare la difficoltà che quest'oggi mi pone la realtà. E ognuno singolarmente, anche con le proprie risorse personali che ha, affrontare quel problema che giorno dopo giorno ci si presenta dinanzi, senza pensare al domani, cioè affrontare ogni problema che si presenta nell'oggi.
e non catapultarci ma domani cosa succederà, e se vivere proprio nella semplicità ogni momento e apprezzare la bellezza della vita. Ad esempio mi rivolgo a Giusy, alla tua nipotina, cioè vivere in pienezza anche questi momenti di essere nonna, come se fosse oggi proprio l'ultimo giorno che tu puoi vivere. Questo mi ha aiutato tantissimo anche nell'esperienza appunto di mamma, con tutte le paure e le perplessità che poteva aggravarsi la mia condizione clinica, che potevo anche non vedere nascere o crescere mio figlio. Ecco, vivere nella quotidianità l'esperienza anche di mamma nella relazione con lui mi ha aiutato anche a fronteggiare positivamente il mio quadro clinico. Cinzia, sono Rosario Girgenti, ci conosciamo. Ciao, sì. Ti vedo in splendida forma, assolutamente splendida forma. Innanzitutto esprimi un pensiero che aderisce proprio a, non so, sicuramente ne avrai sentito parlare, la mindfulness, cioè vivere assolutamente nel presente. Una piccola cosa che vorrei aggiungere, la nostra mente non la possiamo bloccare, può anche pensare a quello che potrebbe accadere domani. L'importante è riacciuffare la mente e dire no, ritorniamo a vivere quello che c'è. Se ci sarà un problema, lo affrontiamo, riacciuffarla, ma la mente ha il diritto di pensare a quello che potrebbe accadere anche di brutto domani, dopodomani, fra un anno. L'importante è riacciuffarla. Cioè, non possiamo vietarci di pensare al domani, ma di fronte a un pensiero paurogeno, un'immagine paurogena che riguarda il domani, riacciuffare la mente con dolcezza e dire ok, ci penserò solo e quando questa cosa si realizzerà, e se si realizzerà. Complimenti, perché ti vedo in splendida forma. Grazie. E anche tu sei l'immagine della resilienza, conosco molto bene la tua storia. Complimenti. Sì, è vero Cinzia, ci siamo conosciute un po' di tempo fa. Infatti il famoso qui adesso, insomma, perché facendo ora anche yoga, alla fine insomma esce fuori pure bene, questa cosa. Bene, il qui è ora, brava. Bene. Infatti. Beh, speriamo di trovarci come facevamo un tempo, presto. Speriamo. Qui ho altre due domande che mi hanno fatto al volo un attimino e poi dopo magari do la parola un attimino a Antonella Albanese, che grazie a lei che siamo riusciti anche a raccogliere le domande. Lei è stata veramente la nostra parte super attiva, come sempre. Mi chiedono se il vaccino che probabilmente si farà, spero presto, anche ai malati TB, viene deciso dalla ASL o dal centro di riferimento, da chi verrà deciso? Oppure lo potranno decidere? Non so se si sa questa notizia. Allora, rispondo rapidamente, decide l'ASP. Decide il ministero in realtà, non l'ASP. Comunque poi vedremo se avremo spazi di manovra, cioè è chiaro che se noi avremo a disposizione più vaccini, avremo tanto, e allora ce ne avremo qualcuno che cresce, e allora lì potremo fare più, diciamo, potremo scegliere, ma adesso per il momento no. Seconda domanda. Un'altra domanda. Allora, mia sorella aveva l'artrite reumatoide, io l'ipertensione polmonare, sono entrambe malattie autoimmuni? L'artrite reumatoide sì, l'ipertensione polmonare se associata all'artrite reumatoide sì, ma non è detto che lo sia. Quindi attenzione, l'ipertensione polmonare è una condizione che è comune a tante situazioni. C'è quella che è associata all'artrosi, all'artrite o alla connettivopatia, che ha una base autoimmune probabilmente, ma le altre no. Quindi se ha solo l'ipertensione polmonare, probabilmente no. Ok, perfetto. E poi non lo so, volevamo parlare un attimo al volo dei saturimetri, mi sembra che l'altra volta stavamo parlando. Quelli da buttare via? Sì, infatti. Cioè, bisogna fare con questi famosi saturimetri? Bisogna metterli nel cassetto, chiusi e chiave, e basta. Okay. Questa è la mia risposta. Va bene, meglio. Ok, perfetto. Antonella, adesso non lo so, se vuoi dire tu qualcosa, a me sì, sarebbe piacere. Ecco, io Antonella. Brevemente volevo ringraziare tutti per aver fatto in modo tutti insieme di fare questo bell'incontro.
come diceva poco fa Patrizio, è una cosa che faccio veramente col cuore, è il modo per non pensare alla malattia. Anche se so che il problema c'è, riesco a parlare con tutti voi, tantissimi di voi sono in continuo contatto con me e dimentico, ecco, aiutando voi dimentico i miei problemi, anche se ci sono, e so che ci sono e non li sottovaluto. Questo volevo dire. Prendere le distanze seri senza lasciarsi completamente assorbire. Perfetto. Brava. Sì. Non sono una psicologa, voglio dire, sono una cosa che mi viene da dentro, non riesco a spiegarla, non riesco. Ripeto, ci sono per tutti voi, per chi ha voglia di parlare, per chi si sente giù anche per una parola di conforto, e questi incontri fanno bene al cuore, fanno bene per davvero. Grazie. Grazie a te Antonella, veramente, grazie infinite. Poi ecco, cercheremo di farne anche altri, insomma, magari il 5 maggio, siccome la giornata mondiale dell'ipertensione polmonare, cercheremo comunque di mettere insieme, se ci riusciamo, un po' dei nostri medici del comitato scientifico, e magari ecco, faremo proprio una conferenza con loro tutti quanti insieme. Il prossimo appuntamento sarà sabato con il San Matteo di Pavia e tutti i medici e il professor Ghio, e lì insomma sarà la mattina dalle 9:30 e penso che finirà verso l'una, perché sarà proprio un incontro, diciamo, un po' più, come vi posso dire, un po' più strutturato. Poi vi faremo vedere, non so, ecco, se riusciamo a mettere proprio la locandina di che cosa parleremo. E poi, ecco, non so, Vittorio, vuoi aggiungere qualcosa tu? Sì, no, niente, vabbè, il 13 ci sarà l'incontro con l'altro, diciamo, col San Matteo Pavia, l'altro centro che seguiamo. E ovviamente è stato concepito in modo nordico, quindi con scaletta, presentazioni varie, a modo di convegno, di modo che anche i pazienti si rendano conto che quando si fanno i convegni non è tutto oro quello che luccica, perché dopo la curva dell'attenzione molto spesso cala, però insomma, no, a parte gli scherzi, è molto ben strutturato. Quello che abbiamo notato è che abbiamo iniziato a fare questi incontri medico-paziente per cause di forza maggiore online. Però abbiamo raggiunto un po' tutta Italia e abbiamo raggiunto gente in cura, per esempio, in altri centri, che sente l'opinione di altri professionisti di altri centri e che quindi arricchisce anche le sue conoscenze. Questo è molto importante, io penso, per noi malati, per noi associazione, di aver unito queste forze. Tina Lodato, che intanto sta dormendo, fa finta di guardare, si sta adoperando a che il 5 maggio, in occasione della giornata mondiale dell'ipertensione polmonare, ci sia uno streaming col nostro comitato scientifico. Poi il professor Vitolo, insomma, sarà interessato, quindi è un'anteprima, perché è venuta fuori proprio adesso questa cosa. Una tavola rotonda del nostro comitato scientifico, una partecipazione di chiunque vuole partecipare, può far domande in tutti i sensi. E noi ce la mettiamo tutta, stiamo combattendo con tutte le istituzioni. Non lo dico per qualcosa, ma in Sicilia la sanità funziona meglio che in altri posti d'Italia, anche rispetto al Lazio, rispetto alla Lombardia, rispetto al Veneto. Questo lo stiamo saggiando con mano, insomma, quindi molti si lamentano, ma invece noi vediamo che abbiamo molti problemi, per esempio in Lombardia, sono tre anni che stiamo combattendo, insomma, Piemonte è uguale, quindi queste sono un po' notizie, diciamo, tecniche per l'associazione, perché uno è anche giusto che, facendo parte dell'associazione malati, sappia che cosa, come il sistema sanitario, i 20 sistemi sanitari. Niente, io vi ringrazio, vi saluto e
Grazie, però Laura. Volevo soltanto ecco, dirvi una cosa, che abbiamo registrato questo incontro. Adesso non so se qualcuno di voi non vuole apparire, io adesso non è che ho preso, diciamo, le vostre liberatorie, però mi sembra anche giusto che per chi non ha potuto partecipare adesso magari lo riascolti, e quindi lo rimetteremo, se ci riusciamo, sul nostro sito. Se voi siete d'accordo, io spero di sì, insomma, perché è una cosa interessante per tutti. E, va bene, insomma, ecco, vi aspettiamo il 13, se riuscite a venire, perché veramente ci sono delle cose molto interessanti. Ci abbiamo anche la genetica, il cateterismo cardiaco, un po' terapia e diagnosi, riabilitazione anche respiratoria, quindi insomma si parlerà di altri argomenti. Poi voglio ringraziare ovviamente il nostro psicoterapeuta, che non sapevamo, insomma, che non conoscevamo. Ecco, quindi piacere, ci ha fatto veramente piacere, e ovviamente il professor Vitulo, che come al solito è sempre super disponibile per tutti noi. Grazie ancora e ti dispiace altre volte. Grazie a voi, è stato un piacere anche conoscere le persone che non conoscevo. Grazie, buona serata a tutti. Grazie tanto, grazie a voi. Buona serata a tutti, ciao. Arrivederci. Grazie. Ciao Antonella. Ciao. Grazie a tutti. Arrivederci. Ciao. Grazie a voi. Va bene. Ciao Laura. Grazie Amip. Ciao. Ciao. Grazie Amip, siete grandi. Ciao Laura. Tina, te stai a dare qua? Ciao Monica. Ma che? Ciao. 5 streaming. Io sono cardiopata. Tu sei paracula. Lo possiamo dire. Siamo troppo intimi. Vabbè, ci risentiamo. Un abbraccio a tutti. Ciao, Vittoria. Ciao, tutto bene. Ciao. Ecco, Vittoria. Come sta Vittoria? Tutto a posto? Bella. Vittoria bella. Ciao. Vittoria. Oddio, non ti sentiamo. Vittoria, eccola. Adesso? Sonia, sei stata a Roma, tutto bene? Sì, abbiamo fatto la visita dall'urologo. Bravo. Dopo l'intervento, dopo 2 anni sta avendo problemi. Ma il 15 abbiamo il The Hospital in trapiantologia e ci dovrebbero inserire la cistografia per vedere da là cosa esce e poi decidere. Ok. Si fa mancare niente. No, Vittoria no. Vittoria le vuole tutte. Che mangi, Vittoria? La cioccolata? Sì. Nutella? Nutella, sì. Biscotta alla Nutella. Vabbè. A tutti, buona cena. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, Antonella. Ciao, Silvia. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.